La difesa della regina priva di scarpi tra i pali e del centrale napoletano ancora infortunati non si mostra all'altezza del compito affidatole e Palmieri sfrutta a dovere una incertezza collettiva. Vantaggio del Lecce, gara subito in salita per i frastornati padroni di casa che tuttavia disputano un primo tempo dignitoso e con Dionigi su rigore si riportano anche in parità. Ma nella ripresa sono i salentini più organizzati a dettare gioco ed in una incisiva azione di contropiede mettono Palmieri alla sua prima doppietta in campionato nelle condizioni di realizzare il raddoppio. Nel finale, con i pugliesi in 10 per l'espulsione di Cucciari, doppia ammonizione, la regina sbaglia molto e non riesce più a recuperare. Buffoni alza la voce con l'arbitro ed anche il tecnico calabrese finisce in anticipo sotto la doccia. E abbiamo fatto credo 20-25 minuti di buon calcio. Mi auguro che questo serva al gruppo a capire che ha la possibilità di essere protagonista in questo campionato. Quando dico protagonista, scanso di equivoci, non intendo vincerlo, ma intendo far parlare del Lecce per quello che riesce a esprimere in campo. Abbiamo incontrato una squadra molto più avanti di noi sotto tutti gli aspetti, condizione fisica, impianto di gioco, e abbiamo trovato grosse difficoltà ad esprimerci come volevamo.